stiamo cercando di fare, di prendere le decisioni necessarie per poter arrivare a costruire un nuovo staff che si possa occupare di costruire quel Pescara dell'anno prossimo. Tutto qua. È un po' tutto quanto fermo, non si muove niente in Serie A, figuriamoci in Serie C. Quindi questa fretta che tutti quanti hanno di dover capire chi è l'allenatore, chi è il direttore, obiettivamente mi sembra un pochettino esagerata. Poi è evidente che tutti quanti noi stiamo cercando di lavorare per chiudere il prima possibile. Prima è il direttore, perché poi il direttore parlerà con gli allenatori e deciderà chi sarà l'allenatore Pescara. È un direttore che conosca la categoria, che abbia già fatto la categoria e che poi possa lavorare bene su quelli che sono i profili da portare a Pescara. I direttori che sono disponibili sono quelli, tra quelli sicuramente, tra quei nomi uscirà anche il nome del prossimo direttore del Pescara. Tutti quelli con cui ho parlato fino ad oggi, i direttori, poi alla fine i nomi degli allenatori che escono fuori sono sempre quelli, quindi non è che c'è da inventare tanto nel calcio. Se vuoi l'allenatore esperto ne escono fuori due o tre, se vuoi l'allenatore giovane emergente ne escono fuori due o tre. Quindi poi magari insieme al prossimo direttore del Pescara decideremo chi sarà l'allenatore, se vogliamo andare su un giovane emergente, se vogliamo andare su un allenatore che conosce bene la categoria, che non significa che poi sia una garanzia in assoluto, ma che magari ti dà qualche certo, almeno sulla carta, qualche certezza in più. Abbiamo giocatori che sicuramente per la categoria hanno contratti che non sono sostenibili per quanto ci riguarda, ma abbiamo giocatori comunque validi che in categoria sicuramente hanno degli stimatori e sicuramente troveranno delle soluzioni. Se poi così non dovesse essere, io non è che sono dispiaciuto se Galano rimane a fare l'attaccante del Pescara in Serie C, o se Mamusciai rimane a fare il centrocampista del Pescara, o piuttosto che se Valdifiori rimane a fare il play in una squadra che possa giocare in un certo modo. Perché è evidente che se questi giocatori poi non dovessero dare quello che possono dare anche in Serie C, allora è un altro problema. Però credo che non abbiamo tutta questa gente da buttare nel fiume. Se siamo in Serie C vuol dire che comunque sono stati fatti degli errori da parte di tutti. Cosa diversa è nel messaggio dei tifosi, nella lettera dei tifosi, dire che sono stato il peggior presidente della storia, quando la storia invece dice esattamente il contrario, e soprattutto dire che devo andare via senza avere un'altra soluzione. Perché uno, Sebastiani non sta qui a rubare soldi al Pescara. Due, Sebastiani è quello che negli ultimi 10 anni ha garantito dignità a questa società insieme agli altri soci. E tre, Sebastiani sta cercando, per farsi da parte, di trovare gente che possa fare altrettanto. Perché se io volessi cedere il Pescara, domani mattina ci metto 1 minuto e mezzo, posso fissare già l'appuntamento al notaio. Però poi la responsabilità, se fra 6 mesi il Pescara non c'è più, non deve essere sulle spalle di Sebastiani, che viene invitato giornalmente a farsi da parte, però poi qualcuno dovrebbe pure dire: mi faccio da parte, a vantaggio di chi? Dove stanno gli interlocutori? Questa situazione si è creata per colpa di qualcuno che negli anni ha voluto a tutti i costi avvelenare i pozzi. Poi a un certo punto ci è caduto dentro, nel pozzo non è più riuscito, e quindi è evidente che oggi, da parte di qualcuno che aveva pensato di potersi liberare di Sebastiani perché aveva trovato il Messia, e il Messia poi non c'era più, e oggi magari anche per coerenza qualcuno non vuole fare un passo indietro. Io mi sono sempre messo a disposizione di tutti per il bene del Pescara, ma non è che posso andare, io se vado a pregare vado in chiesa a pregare, non devo pregare nessuno.